L'Olaf, adesso abbiamo ad esempio una scadenza importantissima, voi vedo molte persone competenti, polizia giudiziaria, l'Olaf è fondamentale, dopo 10 anni ha un bivio, l'Olaf è l'ufficio antifrode, dovrà essere nominato il nuovo direttore, stiamo a un giro di boa, perché l'ufficio antifrode è fondamentale per il contrasto alle corruzioni e alle truffe all'Unione Europea. E un'altra sfida di cui non si è parlato oggi, lo voglio introdurre io perché ci sto lavorando tantissimo unitamente al Presidente della Commissione Libertà Pubbliche, che è lo spagnolo López Aguilar, che è l'istituzione del pubblico ministero europeo. Il Trattato di Lisbona prevede per i reati di criminalità organizzata, per le corruzioni, per i traffici di esseri umani, per il riciclaggio del denaro sporco e per il terrorismo l'istituzione del pubblico ministero europeo, che è assolutamente fondamentale. E qui si apre una dialettica importante e dobbiamo stare molto attenti, non tanto e non solo sul dibattito organo che coordina o anche organo che fa investigazioni. Io insieme ad altri siamo per l'idea che debba essere un organo che fa investigazioni, però attenzione, perché molti stati e molti governi vorrebbero creare un pubblico ministero che dipende o dai governi nazionali, nel senso che viene individuato attraverso una concertazione dei governi nazionali, o che viene individuato dalla Commissione europea. Allora attenzione, perché noi facciamo la battaglia in Italia e in altri paesi per difendere l'indipendenza del pubblico ministero e rischiamo di trovarci un procuratore europeo. Così come poco si parla, e credo che questo è un uditorio così qualificato per sottolineare altre due riforme di cui poco si parla sui giornali, ma che a me preoccupano moltissimo. Una è quella che vuole sottrarre al pubblico ministero il potere, diritto, dovere, facoltà di prendere notizie di reato di propria iniziativa, come vollero Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, perché corollario del principio di indipendenza della magistratura, di obbligatorietà dell'azione penale e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e invece prevedere che possano agire solo su segnalazione della polizia giudiziaria. Qualcuno in malafede pensa che chi sostiene questo sostiene una contrapposizione tra PM e polizia giudiziaria, è esattamente il contrario. Io che ho lavorato per 15 anni e sono stato vicino a me più con le forze dell'ordine che con i miei familiari, so bene che nelle indagini più delicate e complesse è la stessa polizia giudiziaria che, non avendo le garanzie di autonomia e di indipendenza della magistratura, è giusto anche a sua tutela che agisca soprattutto in determinate indagini su direttiva della magistratura inquirente. Allora perché a me preoccupa, insieme ad altri per fortuna, questa controriforma? Perché attraverso una legge ordinaria, a mio avviso, si svuota il principio di indipendenza della magistratura garantito dalla Costituzione. Così un'altra norma di cui poco si parla è la norma che vuole modificare la valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Allora, su questi temi noi ci rendiamo conto che parliamo di sicurezza e di giustizia e che in Europa giustamente stiamo facendo dei passi avanti, però rischiamo in Italia invece di fare dei passi assolutamente indietro. Io credo che per uscirne, e questo l'hanno sottolineato anche alcune persone che hanno parlato prima di me, noi non solo dobbiamo mantenere alta la vigilanza democratica e stare vicino a quei servitori dello Stato che in questo momento si battono per i principi oggetto di questo convegno, ma, come diceva Giovanni Falcone, senza una grande mobilitazione culturale e civile, senza una grande sensibilità su questi temi, senza una consapevolezza, noi non riusciremo a sconfiggere le mafie se deleghiamo tutto alla magistratura e alle forze dell'ordine. In Europa io sono convinto, ed ecco perché ho aderito con grande soddisfazione a questo convegno, perché si parlava di Europa, che l'Europa ci consentirà anche di difendere la Costituzione repubblicana che è a rischio in questo momento nel nostro Paese. Cito due esempi per concludere. Uno è l'articolo 21 della Costituzione, la manifestazione del pensiero è libera, salvaguardare il diritto e dovere di cronaca che è minacciato dalla legge sulle intercettazioni, e vi assicuro che ho trovato un po' di imbarazzo a prendere la parola in Europa sul dibattito sulla libertà di informazione e sentire interventi dei rappresentanti lituani, ungheresi, bulgari e rumeni che manifestavano preoccupazione per lo stato della libertà dell'informazione e della tenuta democratica in Italia. Quindi vuol dire che la consapevolezza su questo c'è. E un altro tema
che a me è molto caro e mi fa piacere che ha fatto parte, oggetto anche di questo dibattito, è il tema dell'immigrazione. In Europa si sta molto più avanti, in Europa non si fa l'equazione immigrato clandestino è uguale reato, cioè non fanno l'equazione della colpa d'autore ebreo che veniva punito in quanto ebreo e non perché commetteva un fatto, così l'immigrato clandestino non viene punito perché ruba, fa una rapina, uccide qualcuno, ma semplicemente perché è clandestino. In Europa il commissario europeo è intervenuto per censurare i respingimenti di massa e la violazione del diritto d'asilo. In Europa si discute di risolvere a monte la questione dell'immigrazione. Perché nell'immigrazione, come è stato ricordato prima, non si tratta di persone che arrivano in Italia per fare turismo o per cercare fortune, si tratta di persone che scappano dalla sete, dalla fame o da intolleranze di stati autoritari. Ecco perché la sfida ai temi della globalizzazione, della multietnicità, della corruzione, del contrasto alle mafie, di un modo nuovo di intendere la politica, delle libertà fondamentali, della solidarietà, dell'uguaglianza, si possono fare solo a livello europeo. È importante quindi far crescere la consapevolezza su questi temi e, come è stato ricordato, è necessaria la cooperazione tra tutte le forze in campo, magistratura, forze dell'ordine, politica, associazioni, movimenti. Solo se ci mettiamo tutti insieme, accanto alla trasversalità del crimine, riusciamo a mettere insieme la trasversalità dei buoni, cioè di quelli che non si rassegnano a un sistema criminale che sta soffocando la democrazia in Italia, in Europa e, come ricordava Michele, un po' in tutto il mondo. Grazie.